ai pazienti diabetici in questa fase così importante, dove lui annuncia attraverso la stampa comunicazioni completamente fuorvianti, prive di logica. Noi chiediamo che l'assessore dia risposte immediate a questi pazienti fragili, i pazienti fragili che hanno un'incidenza 4 volte a livello nazionale nella sua globalità. Il paziente diabetico di tipo 1 a livello nazionale, noi siamo la prima regione con l'incidenza dei pazienti diabetici. Questo lo deve pensare l'assessore, ma poi deve immaginare che funzionalità ha un ARNAS, un'azienda ospedaliera di specializzazione a livello nazionale, che verrà privata di servizi così importanti. Perché si vuole smantellare il Brozzu? Che disegno criminale c'è dietro questa scelta? Non possiamo continuare a permettere a persone che sono prestate alla politica di fare questi scempi e questi disastri sulla pelle degli ammalati. Bravo. Non glielo possiamo permettere mai. Bravo. Ci sono i nostri cari, ci sono i nostri parenti all'interno di questo ospedale che vanno curati. Un domani anche noi possiamo avere delle problematiche metaboliche. E dove ci curiamo? Quando verrà tutto smantellato, quando i servizi non ci saranno più, quando le scelte verranno fatte solo per assegnare poltrone, per assegnare un primariato. Chi lo deve gestire questo centro diabetologico del Brozzu? Venga chiarito dall'assessore chi lo deve gestire, perché all'interno della struttura del Brozzu alcuni dipendenti, alcuna, sono già diventati dell'ARNAS Brozzu. Chiarisca l'assessore come farà a gestire un ambulatorio territoriale e a dare risposte ai pazienti a livello territoriale, quando ci vorranno risposte che dovranno essere date all'interno di un ospedale. Assessore, vergognati! Devi portare rispetto per i pazienti, devi portare rispetto per gli operatori. Voi immaginate che oggi gli operatori e i pazienti sono trattati come pacchi. I dipendenti dall'oggi al domani si vedranno affidati a un'altra azienda, senza poter dire no, io non ci vado. Ma voi non potete gestire la vita delle persone, non potete appropriarvi della vita delle persone, dovete garantire politiche e tutele di salute. Siete pagati profumatamente per fare scelte che diano risposte e che siano risposte di cura nella sua e nella loro globalità.